Dimmi te se non è lunedì questo. Se non è lunedì questo, buongiorno. No, non era quella. Non è? No, non era quella. Pensavo fosse un lancio. No, non è un lancio. Buongiorno, buongiorno, bentornati direttamente sul canale 12 del digitale terrestre, ma anche sulle frequenze 88.8 della radio, su Telebari e Radio Bari, con due come voi. Il programma diretto da William Volpicella e Valentina Cataletto, ovvero Will, condotto. Condotto, sì, diretto pare che... Cioè, condotto e diretto, condotto e scritto da Silvia De Sandi, applausi. Applausi, applausi varie ed eventuali. Comunque sembro sempre di più mia madre, condotto e diretto da Silvia De Sandi. È vero, è vero. Ciao, è vero, ciao. Vero. Anche questa settimana ovviamente continuiamo a parlare di coppia, stiamo continuando con l'evoluzione del rapporto, continueremo ad affrontare il matrimonio ma sviscerandolo in maniera veramente che neanche l'allegro chirurgo. Sì, ma anche con l'involuzione dello stesso, in quanto oggi essendo lunedì ricordiamo caro e buon vecchio William che abbiamo... Scusa, hai appena detto buon vecchio William? Sì, perché fa molto... Le mazzate. Ascoltatore in linea? No, 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 stavano per scrivere una bugia? Cosa, non ti preoccupare. Quest'oggi, cari amici, tutta la redazione di Telebari e Radio Bari è ferma. Sì, è ferma. Ah, c'è un ascoltatore allora vero? È la Madonna. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, Ellen, buongiorno, ciao. Ma dove eri finita? Come state? Tutto bene? Meno male che da Facebook non ti sentono. Ciao, Ellen. Ciao. Messico, ah, po, sì, tutto sì, è magnifico. Sì, sì, stava cantando la Michelin. A sì. Un bacio, un abbraccio a mio marito e a chi mi vuole male, in culo lo bella, sempre. Bella, salutiamo Ellen. Allegria, Ellen, meno grazie. Male. Meno buongiorno. Male che dalla diretta Facebook non l'hanno sì, sentita. È andata così. Così. È andata così. È andata così. Allora, cari, non vi sentiamo. Non vi sentiamo, non vi sentiamo, non vi sentiamo. Ora vi sentiamo. È come stare no, sott'acqua. Che fa... non li continuiamo a non sentirvi, sentiamo un vuoto, ma non è un problema. Non è un problema, tanto noi non dobbiamo sentire sempre loro. Esattamente. Li sentiamo sempre. Come sempre accade di lunedì, adesso ti sì, adesso chiaro. Sì, Silvia. Assolutamente sì, sì. Posso... ricordiamo chi ci sì. chiama da casa, sì, di evitare, insomma, sì, di dire volgarità e sporcaccionate. Varie ed eventuali. Non è questo, diciamo. Questa la sede. Esattamente, detto ciò. Ciao, come... Raffa! Valentina, ma presentai l'ospite o sì, no? Sì, Gesù. Sì, sì. Allora, e Gesù l'ospite. Valentina, smetti. Ah. Come sempre, lunedì interrompiamo un po' la questione rapporto di coppia per prendere un altro lato del rapporto di coppia, ovvero la singletudine. Quest'oggi abbiamo ospite una parte imponente dello staff di Telebari, la sì, voce, sì. The Voice, ladies and gentlemen, Michele Carofiglio. Evviva! Ben arrivato! Ma perché fai la foto? Valentina, ma sentite già su Eva bene come l'ha detto bene. Comunque non so perché bene. Sono riusciti a sentire Ellen anche dalla diretta Facebook. Non lo sappiamo, non fa niente. Allora Michele Carofiglio, cari amici, grazie, puoi grazie. Dirci questo programma è offerto da? Questo programma è offerto da. Vedi? Scusate, io sono emozionato, veramente. Non è mi come se viene Luca Ward a dire. Beh, adesso non mischiamo no, le cose. Ma per me insomma. Sì, vabbè, per me dai. Sì, dai, no? Sei il nostro Luca, anzi di più. Il nostro Luca. Luca. Michele, raccontaci al volo di te. Quanti anni hai, si può dire? Si può dire perché non sono molti. Ah, quindi vedi, no. Sono 28. Oh, 28 anni. Oppure dovrei dire siamo entrati nel 29esimo anno. Mia nonna lo dice, siamo. Mia nonna lo dice. Lo, sì, ogni perché compleanno. So che si usa. So sì, che ma si anche usa io, molto. Per me ne ho 36, già, voglio dire. Sì, ma perché comunque tu lui sei ha 28 anni. Sì, no, imbarazzante. Ma do che ansia, 28 piccolino, anni. Piccolino. Beh, Michele, quasi. Professore doppiatore, attore, voce e non sapete come fa la parmigiana. E niente. E niente. E poi è buono, sta buono. E poi è buono, sta buono. E poi vediamo. Allora, a Michele, come sempre, per parlare un po' di sé, ma anche del suo modo di vivere la sua singletudine o anche non singletudine, abbiamo chiesto di fare delle scelte, sì. No? Abbiamo chiesto sì. di scegliere quattro brani, fra cui la prima, quella che secondo lui poteva essere la devo canzone dire... più romantica in assoluto. Scusami, William, dimmi. Devo fare un cappello, diciamo. Ma certo. Beh, detto ciò, no. vai. Mi avete messo un po' in difficoltà, perché queste non sono di solito le canzoni che ascolto. Quelle romantiche, già, quelle romantiche, già, perché vedi, sì, però... queste erano insomma le cose da scegliere. Michele. Lui per cominciare col piede giusto, qual è la canzone più romantica per te in assoluto? Mai più noi due, Dolce Nera. Sì. Poi si chiede perché single. Ce l'ascoltiamo. Io non lo so se non smetterai mai di mancarmi, ma io non lo so
e non lo voglio sapere, ma sono condannata a pensarti per sempre, mai più noi due, mai più le tue labbra sulle mie, mai più la forte intimità e la sensualità. Oggi un giorno qualunque, oggi si vive comunque, non so perché. Il tempo impone distanze, il tempo è fatto di assenze, non c'è un perché. Con Paolo Conor. Siamo tornati. Scusate, però io ho bisogno di sapere da Michele. Sì. Ok, tu ti sei giustificato, hai detto non è la musica che ascolto, ma... ma perché? Perché? Sì, innanzitutto sì. Perché Dolce Nera, a parte quello. Vabbè, ma poi non perché? È... No, non sto sminuendo. In realtà non c'è un perché. È perché questa è legata ad una, ad un aneddoto. Ah, il l'anetto. Canzone. Racconta il l'anetto. Andiamo racconta. L'anetto. Perché praticamente in una vacanza di tanti anni fa, se... Ma vacanza tanti anni fa, anche se non sono vecchio, ricordiamo. No. Non sono poi tanti, saranno 12-15, sì. Voglio dire. Ma... praticamente, sai, nei villaggi ci si conosce. Hai fatto villaggi? No, è andato in vacanza, come villeggiatore. Non si fa, no, lo dico a casa, in radio, lo dico anche su Facebook, non andate nei villaggi. Sentiamo il fatto. Insomma, sai, si conoscono persone, si conoscono anche ragazze, e questa è una canzone che... era in quel periodo c'era questa, cioè e... mentre stavi a fare le sozzerie con sta tipa in villaggio andava questa non canzone. Beh, le sozzerie, belle premesse, mai più noi due, come comincia? Dei flirt, sì, dei sì, flirt. Ma che flirt, esatto. Non si chiamano flirt in villaggio, Silvia. Nel frattempo mezzo Telebari si è fermata, stanno tutti in cabina di regia a guardare Michele. Immagino. Salutiamo Antonio. Sì. Tiziana, una single che abbiamo avuto qui ospite, che non è non più single. Zitto, non si sa. Comunque sia, scrive: questa è la canzone preferita di Lupo, il gatto, il suo gatto. Ecco. Beh. Perché miagola Dolce Nera, effettivamente. Questa parlavamo di gatte morte qualche minuto fa, ma quella è tutta un'altra faccenda. Ma anche di belati pazzeschi. Senti, Michele, sì. Ma chiaramente immagino, dato il lavoro che fai, che tu abbia anche una grande passione per il cinema, presumo, no? Sì, per tutto assolutamente. Quello... Dopo il calcio c'è il cinema. Dopo il calcio c'è il cinema. Questo non depone bene a tuo favore, però puoi fare come uno va al cinema dopo il calcio. Non ho capito lo so, funziona. Però. Senti, così. Doppiatore preferito? Beh, Luca Ward è il migliore. Beh, devo dire. Posso esordire così, no? Detta così, io ho lavorato con Pannofino, però pure Pannofino è, cioè, poi Pannofino con la sua serie TV Boris. Vabbè, è indimenticabile. Volevamo girarla, io ho lanciato l'idea a Silvia, volevo fare Tele Boris, ma non hanno lanciato, non hanno colto la... Peccato. La brillantezza. Però posso fare una domanda, Michele, perché mi interessa molto. Ma ti è mai capitato in una storia con una ragazza e o quant'altro che sia stato un flirt o una lunga storia d'amore? Valentina, flirt, vieni più vicino al microfono. Flirt. D'amore. E ti è mai capitato che ti abbiano chiesto, ma mi fai quella voce, no? Ti dirò la verità. Sì? Sì. Dai ragazzi, ce l'hai una line preferita tu di qualche film? Dai, qual è? Tipo, vivo o morto, tu verrai con me, non lo so. No, tu ti approssinti do in da casa, ma lo studio da sì, no, quella è un'altra storia. Quella è un'altra genialità. un'altra genialità Ma forse ti chiedono le cose sue, cioè questo programma. No, fatto... le cose mie no, però mi faresti quella voce, anche se un altro doppiatore, un altro attore, mi faresti quella, non so per quale motivo, Madonna. Però dovrei. Il tuo cavallo di battaglia? Imitarlo. E io non ce l'avrei, però. Dai, facciamo un attimo fare acqua agli spettatori. Sì, dai. Fai sentire. Mai posso riprendere, no, quello che facciamo qui in radio. Tipo, vai. L'apertura del radiogiornale ci sportivo. Ci piace. Ben ritrovati con l'informazione sportiva di Radio Bari, no? Questa ma ragazzi, è la... E non ha detto niente. Mi si sono incrociati i peli sulle guarda braccia. Guarda le pellicine, guarda le cuticole. L'applauso. Bravissimo. E allora, a proposito di cinema, l'altra selezione che abbiamo chiesto al buon Michele, questo è già più facile, ovvero quello di dirci, di raccontarci il suo film preferito. Il suo film preferito lui ha scelto Pulp Fiction. Yeah. E noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo della soundtrack. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment.
Dicevo, non so perché mi sentivo un po' impacciata, più Jerry Calà che insomma Uma, però vabbè. A te è andata bene, invece John Travolta mi sentivo Umberto Smaila, voglio dire. siamo lì. Ma Umberto Smaila è soltanto un John Travolta che non ce l'ha fatta. Sì, diciamolo. No, uguale proprio, infatti manco quello. Senti Michele, ma ora dobbiamo fare le domande scottanti perché pur sempre un programma che momento, parla di coppia, no? Momento, sì. Tengo la giacca comunque. Tieni la giacca perché sta schiumando anche la scena. Senti, sì. Tu sei single da quanto? Sono single da un bel po' di anni. Diciamo, un bel po' di anni. Sì. Che mo' è successo tutto il fatto che sei cresciuto? È arrivato la routine, cioè questa bene, voce, ragazzi. Beh, che è successo? C'è anche Tiziano a spiare. No? Tieni conto che, sai, essendo stato fuori, sai, i rapporti a distanza. È stato un po' difficile creare una continuità, no? Hai messo esattamente. Abbiamo appena aperto ufficialmente la campagna. Dona anche tu il tuo 1% a Michele Carofiglio. Salvatemi. Scusa Michele, non per farmi fatti tuoi, ma sei stato fuori dove? Sono stato a Milano per perfezionare, no, tutto questo background. Yeah. Come lo chiamate? No? Background. È stato anche 10 minuti fuori dalla porta di Telebari. Anche una cosa importante. E senti, quindi e poi... niente, ma tu sei alla ricerca eventualmente di una compagna oppure... Anche sì. Quindi annunzio Vobis. Ma non ci precludiamo nulla. No, sì, ma sì, che sì, persona sì. matura. Bionde, che bella persona, scusate. Alte, basse, poi, bionde, sì. brune con le lentiggini, con quello le che avanza. Poi vediamo se sono le altre che riescono a sopportare sì, me. Giusto. Ricordiamo che mettersi con Michele non dà diritto al bonus del reddito di cittadinanza. No, assolutamente no. Neanche a quei biglietti per andare a teatro. No, purtroppo no. Altrimenti avrei preso tutto io. È giusto. Ma donne, fate attenzione perché le scelte che verranno poi nella seconda parte della trasmissione che Michele ha fatto potrebbero farvi ricredere. C'è anche un cuore tenero dietro questo vocione da maschione del Nepal. Ma io questo cuoricino tenerello già lo vedo. Sì, io lo vedo. Lo vedevo dall'ingresso. Si vede nonostante la mia durezza, il mio essere serio, composto. Ma tu sei un paciocchino! Vabbè, ma anche me. Serio, composto. No? Ma tu ce l'hai un hobby, Michele? Usci col calcio perché quello allontana, te lo dico. Vedere le partite va bene, però non è un hobby, no? Io ho sempre frequentato la palestra come hobby, ho fatto questo. Poi, cioè, frequenti o la fai? Cioè, oppure perché io frequentavo la palestra, entravo e uscivo. Diciamo, no, io entravo e mi sedevo qualche volta, no? Sugli attrezzi, su quello che ti sedevi sugli attrezzi? Sì, sulle panche, giacevi, sai così, sulle... Esattamente. Sì, anche... Niente, si attaccava due robe, diciamo così, sotto le chiappe e spolverava. E poi alle macchinette, bravo. Lo facevo. Sì. Vabbè. Allora, meglio così. Tutti e tre, togliamo le cuffie e andiamo un attimo in bagno o in pubblicità. Vabbè, prima pubblicità però. Dai, ciao. Che bello, senti che gioia, senti che gioia. Apriamo con questo lounge snouse, wow. Più energica, è un rientro, più apriamo sulle note di lounge snouse, wow, e siamo ancora qui con la calda energica con un senso almeno. Con la calda voce di Michele Carofiglio, qui in diretta dagli studi di Radio Bari, Buon pomeriggio. Ma possiamo inventare tipo due come voi e presentato da Sbranzo, la crema per le emorroidi, no? No. Non so se si può dire. No. Emorroidi o crema. Ma ecco, vedi. Ma io lo faccio apposta, a me piace proprio da fare. Sì. Allora, Michele, abbiamo parlato un po' del suo essere single, ma anche di, per esempio, la prima canzone che ha scelto, che era Dolce Nera, quindi la sua canzone più romantica in assoluto. Ci ha raccontato. Legata a un aneddoto. Ci ha raccontato. Sì, esatto, a un aneddoto. Valentino, aneddoto. A meno che la situazione non fosse velenosa, ma quella era tutta un'altra faccenda. Vabbè. Insomma, anche. Quindi la tua canzone preferita romantica in assoluto, ora che ci penso, è legata a un momento. Così, volante, un momento sì. fugace. Cioè, quella fugace. Storia poi non è possibile. Beh, no, evidentemente. Assolutamente. No. Poi la ragazza era insomma di Roma. Ah, no, capisco. Queste posso dire che al primo appuntamento, sì, diciamo sempre sì, lì nel villaggio, questo sì, non l'ho mai detto, si presentò con la maglia di Totti, me ne volevo andare. Si presentò, cioè lei si è presentata con la maglia di Totti, sì, e per forza mai più noi due. È per forza, sì, me ne volevo andare. Ma anche voi, ragazze, ma cioè almeno un topless, un fatto. Valentina, quale sarebbe stata la maglia di
Sto scherzando. Valentina, smettila, mi fai dire le cose che non voglio dire. Scusa, Silvia. Allora, parlavamo di tante cose, ma abbiamo parlato anche di cinema, quindi di Pulp Fiction. Sì. Ce l'hai un genere musicale preferito tu? Sì, io l'unico artista che ascolto veramente con piacere, di cui sono andato anche al concerto, è Caparezza. Però non rientrava nelle canzoni romantiche. Vabbè, potevi dirlo, avremmo cambiato completamente la struttura del programma. In realtà Caparezza ne ha scritte di canzoni romantiche, quando nel suo primo gruppo, i San Nicola Connection, ce n'era una famosissima che diceva: non è colpo le me, ma quella è l'ultima versione. bella, Caparezza è brava. Ma a proposito di musica, no? Abbiamo anche chiesto a Michele qual è la canzone che secondo te farebbe da colonna sonora. Da colonna sonora ad una storia d'amore. E lui ci ha scelto la canzone, tra l'altro tratta da un film in cui l'amore si scatta per colpa di un iceberg. Cioè, comunque, viste le polemiche degli ultimi giorni, c'era posto per tutte e due. C'era posto per tutti. Ascoltiamo Celine. Ascoltiamo. My Heart Will Go On, Celine Dion. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. La domanda, Michele, perché? Me lo chiedo anch'io, però non so, come storia d'amore penso sempre a quella. Ma veramente? Sì. Però Michele, ma non va io bene. Poi non ho... non ho capito. Cioè, comincia con mai più noi e forse due. Perché non ho avuto buone esperienze, si vede. Ma guarda, no? Che anche una psicoterapia comunque ti può aiutare. Sì, questo sicuramente. Lei cerca sempre di andare clienti. No, io non sono psicoterapeuta, sono psicologa. Ah, già, giusto, hai ragione. Io fra l'altro ho da raccontare un aneddoto io su My Heart Will Go On, no? E che è successo? No, fu un film evento, una quella di Titanic, cui la mia, all'epoca mia, eravamo tutti poco più che adolescenti, 16, 17 anni, 18 anni, insomma, quello era. Mm-hmm. E ricordo c'era Paola Bosco, ciao Paola, che tanto non ci guarda, adesso è sposata, tre figli, che era la ragazza che abitava al secondo piano del mio palazzo. Per cui sbavavano tutto, pure i cassonetti, una cosa, era un bellissimo. Era un per... No! E ricordo che andammo al cinema tutti insieme, io, lei, il fratello che stava con mia sorella all'epoca. Insomma. E io ci ho sperato, ma ero timido. E ricordo a piangere, e poi lo vedemmo a casa, io comprai la cassetta apposta, dal marocchino la comprai, io lo ammetto. si vedeva malissimo e vennero a casa a vedere il film, lei a piangere abbracciati, e non abbiamo neanche mai limonato. Io odio. Sì, infatti. No, ma il marocchino aveva il negozio che vendeva i DVD. Certo, come l'indiano. Allora, William. Gli faceva fattura e scontrino. Faceva fattura e scontrino. Ma purtroppo non dava il rimborso, per cui quella storia d'amore non è mai nata. Così. Grazie. Peccato, voglio dire. È naufragata. Anche prima di nascere. Silvia, ma vogliamo dare il giusto spazio a Michele, voglio dire che anche... ma sono interessanti. Sono interessanti? Allora, visto che abbiamo fatto già l'appello del 2% invece che dell'8 per 1000, hai una tipologia particolare? Questo mi interessa. Anche fisicamente, qualche hobby in comune che ti piacerebbe avere con la tua ipotetica lei? Ma, vediamo. Hobby in comune non credo, perché... diciamo che non è che andrei piacevolmente a fare shopping, queste cose qui. Eh no, certo. Peccato. Quindi ci andrei un po'... sì, amore, va bene. Poi, sì, no, è come me. Quando lei mi dice andiamo a fare a prendere delle cose, io sì. Esattamente. Di solito le preferisco bionde. Beh, questo mi... Ho capito, però... Questo mi fa male, Michele, questo mi fa molto male. Però stavo continuando. Però non ne ho mai avuta una bionda.
Vedi, ma è sempre ma così. Così è sempre così. Io, cioè, finché ho avuto 28 anni, no? Sì. La gioventù, anch'io prediligevo le bionde, ma poi ti fermi con la bruna. È normale che è sia andata così. Così. La mediterraneità, sì, dalla dieta. Fianco largo, alla... sì, sta bene. Ma che fianco largo? Sì. Sai che è mediterraneo il fianco largo. Sì, ma poi conta la persona, no? Non l'aspetto. Bravo, fisico, Michele, no? Bravo. Questo messaggio che vogliamo mandare. Bisogna guardare oltre. Bravo, nel bravo. Senso che se la prima non ti piace, guardi la seconda. Sì, nel senso che guardate dentro di me invece di fuori, no? Anche vale anche per me. Ok, quindi cerchiamo radiologhe per radiologhe. Comunque, Michele, a questa vedi come si mette sempre in discussione. Veramente, guarda, una brava persona. Brava e bella persona. Bella persona. Brava. Si sa, si sa autodescrivere, ci dicono dalla regia. Sì, lo sa fare anche bene. Sì. Perché, cari amici, Michele, che ha avuto, almeno fino a questo momento, apparentemente un cuore tenero, in realtà poi comunque è dentro a The Rock. Ha un'anima veramente duro. E l'ultima canzone che le abbiamo chiesto di scegliere è la canzone con cui di solito ti prepari per un appuntamento. O che ti può accompagnare. Ma diciamo che vale per tutte le cose. Poi vale per tutte le cose. Essendo stato un amante, un frequentatore della palestra, non poteva essere. Io perché abbiamo la psicologa. Io farei della dietrologia sulle scelte di Michele, no? Sì. Perché canzone più romantica in assoluto, Mai più noi due. Sì. Canzone che può accompagnare una storia d'amore, sì. My Heart Will Go On, che si schiantano sul live. Quelle fotografano un pezzettino di cose. Esatto. No? Canzone per prepararti e quindi andare ad affrontare fondamentalmente una battaglia, perché stava a parlare di The Rocky. Lui ha scelto la canzone dei Survivor, i sopravvissuti, The Eye of the Tiger. Cioè, come. Questa. Amore, stasera ci vediamo al bar. Ti offro la cena. Ma questo mentre fa barba e bidet, no, lui arriva in macchina con la storia del doppiaggio e mentre va, aspetta, com'è che si chiama? Adriano! Mi hai rovinato Rocky, che è un film bellissimo. Girando Michele con gli occhialini, con tutto carico, col completino da palestra. Si può fare uno zoom sui peli, scusate. Se no. Per l'immagine di Michele in no, palestra? No, non credo. Cioè, a me piacerebbe un sacco, ti giuro, vederti in palestra. Neri, cioè sinceramente, Madonna, allora già stai buono, poi certo. Immagina tutto sudato, col pelo arricciato, sai, che quando uno suda fa come una copertina. Sì, i dread meglio di Marvel. Meglio di sinceramente, mentre ti dice quelle cose pure, sai, cioè sinceramente non è una cosa da perdere la testa. Ma non ce l'abbiamo un sedativo per Annarita, che ogni tanto ce l'ha. Sedanino, se non il sedanino. Con la crema di peperone devo fare, particolare. Allora Michele, visto che abbiamo Annarita, no, qua, sì. E abbiamo te che hai questa voce, no? Magari sì. Anche citando qualche film. Beh. Possiamo provare a ipotizzare una un invito a cena. Conosci sempre se ti piace. Così, conosci Annarita in un locale, vuoi proseguire, prova a fare un invito a cena. Allora, lei sta al bancone indifferente. Lei è al bancone indifferente. Lei. Signorina? Sì. Gradirebbe qualcosa da bere? Mo, sinceramente sì, grazie. Beh, chi è lei? Come si chiama? Piacere. Michele, molto piacere. Michele, Annarita. No, Michele, non Michele. Vabbè, Michele può essere che bel anche. Nome.
Bella gatto. A lei non piace perché Michele è il nome del suo ex. Sì, ma non me ne frega, sempre carne e giovane. Va bene, dai. Pur più piccolino, sinceramente, va bene. Allora, donne, vi ricordiamo, se volete mettervi in contatto con Michele qui da sì. noi in questo momento, avete ancora... Non fatelo. Non no, fatelo. Potete scriverci anche in privato, anche in notturna. Noi sì, saremo sempre lì a fare da mediatori tra voi no, e Michele. In notturna no, perché mi dimentico il telefono acceso, ma arrivano... Magari sta in modalità aereo poi. Ma aggiungetelo su Facebook, sì. Perché Michele ha tante cose da condividere. Dividere perché lui ha... Michele ti fa stare bene, no? Oh, questo. Ma che bella! Oggi la sentivo mentre venivamo, ho detto, ma quanto sarebbe bello metterla in radio oggi. Bam! Meno male che è venuto lui, guarda. Comunque, salutiamo un altro Michele. Caparezza! Yeah! Ehi, ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi in tele, delle lamentele, delle star in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi, e sono tempi pazzi, fichettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock. Fido di te come di chi fa autostop in manette. Scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre. Guarda, io sinceramente, visto che percepisco che siamo un po' addirittura d'arrivo, sì, vorrei sì, che fosse anche Michele a fare un una appello. Sua chiusura, un dal appello. Dal cappello sì. all'appello, sì, sì, sì. A chi? Alle donne. Alle donne che ci... Donne. Sì. Donne, e arriva... No. Più grave, più grave, più grave. Più grave. Più pieno, donne, dai. Qualora lo vogliate. sembra Bonoli. Sentite già il congiuntivo, come usa bene il congiuntivo. Qualora lo vogliate, sono qui. Eccolo là. È arrivato la rotina. Scusate, l'ultima cosa, ma scegli me, cioè scegli te perché? Scegli me perché sono una persona per me. Oltre le gambe c'è di più. E di questi tempi non è poco. Bello, bello Michele, bravo. No, Madonna. Allora ringraziamo il buon Michele, caro figlio, per essere stato con noi. Poi grazie ci risentiamo voi, venerdì grazie, per grazie. Capire com'è andata. Ringraziamo anche i nostri tecnici, la nostra autrice. Ma soprattutto ringraziamo voi che ci seguite tutti i giorni. Grazie a Valentina. Grazie William. E ci vediamo da domani, come sempre, tutti gli altri giorni, 13:30, Telebari, Radio Bari e sulla pagina Facebook di Wilba. Ciao! Ciao Santa Caterina! Do 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 do